chiedo scusa, scusate se vi interrompo. Noi abbiamo adesso autografato e timbrato un documento fatto in posta e vorremmo farlo arrivare dentro. Ok. Come abbiamo fatto l'altra volta? Dobbiamo andare alla postarella. Andiamo alla postarella. Ci accompagnate alla postarella? Noi siamo in pausa, ma se ne dovete aspettare. Andiamo a pausa pure noi se torniamo insieme a bere. Fino a che ora è aperta la postarella? Ci sarà qualcuno che non è in pausa però, no? Mamma mia, fammi parlare però, cacchio. Mamma mia, sta sempre carica a fare il tutto. Ma voglio bene, ma a che ora? Ma ci sta aperta, sta aperta. Io l'altra volta educatamente sono stato aperto, sono stato disponibile, ho fatto fare la procedura, il frigo è arrivato, avete consegnato, pare che mi sono messo a disposizione, no? Sì. Però più di tanto capite che noi non è che possiamo fare. Lo so. Come facenti funzione. Quindi avete qualche altro documento da consegnare? Eh sì. È grosso. Due fogli. Due fogli. Allora, prendo una busta, li mettiamo forse anche dentro, tre. Facciamo la fotocopia della busta, andiamo là, facciamo mettere il titolo come avete fatto l'altra volta, vi do la busta e lo consegnate. Poi lo leggono, non lo leggono, non danno importanza, noi questo non lo sappiamo e nemmeno ci interessa saperlo. Poi se uno si vuole andare a approfondire e documentare quello che fate e chi siete, questa è una cosa mia personale che va al di fuori del lavoro che faccio. Che potrebbe essere muovata in curiosia e dico fammi guardare che fanno. Questo però va al di fuori del lavoro nostro, non si sta rendendo l'idea. Cioè sanno che state qua. Però non sono venute 3.000 persone dell'Alitalia, mica sono stati ricevuti. Sono venuti 500 tassinari, gli NCC, i malati di SLA, i malati di SLA fuori qua, sono venuti. Dopo il super bonus a manifestare per 15 giorni di continuo. Non so siete d'accordo su una cosa? Che siete voi che li tenete al sicuro? Siete voi che li tenete al sicuro? A noi ci pagano per questo, il lavoro nostro è questo. Ma non è solamente... Ho registrato. Sì, sì. E lui si è avvicinato perché mancava per il segnale. Bravo. Cosa succede? Mi stanno dicendo che per lo stipendio loro non fanno passare nessuno, quelli malati della, quelli dell'Alitalia, non fanno passare nessuno. No, ma quindi adesso sto pezzo di carta chi lo diamo? Lo consegniamo alla postarella? Al protocollo? Dov'è Matthew? Mi serve? Ah, come no? Ah, me l'hai dato già l'altra volta. Ma io ne porto un altro più appresso ancora. Porto anche un altro appresso, grazie. Lo vado a dà? Oh, no. Ma tanto andiamo. Ce l'hanno già. Tieni. La pagano cara. Oh, gli abbiamo fatto appena adesso, ma firmava. Su tutta la catena del comando, loro non sanno cosa vanno incontro. No, non lo sanno infatti. Convincere gli altri. In questo momento la prima linea di difesa, se siete voi, volete convincere gli altri. No, ma mi scusi, ma di che cosa sta parlando? Per favore, convincere di che cosa? Che cos'è? Quello è il numero della compagnia, del Ministero dell'Economia e Finanze. La Companies, l'azienda privata che mercifica il tuo codice fiscale, insieme al mio. A me mi sta bene, a te sì. E di te con questo mi sta dicendo? Con questo ti sto dicendo che quello che ti dico non è una mia idea, è un fatto. Questo ti sto dicendo. Dove ha preso? Questo ha fatto lei, però. L'ho stampato, l'hanno appena portato, stampato. Una cosa che ha stampato lei, non è che sono io. No, te l'ho fatto vedere davanti a te. Stampato preso dai registri pubblici, mo' essere stampato perché abbiamo stampato fisicamente, però è preso dai. Ma te l'ho fatto vedere prima per telefono. Non c'è dubbio che questa cosa, non è che io ho detto no, non ce l'ha il codice. Hai capito? Il nome della cosa, cioè, non lo sto mettendo in dubbio. No, ma lo possiamo consegnare. Il signore già ce l'ha. Gliel'ho già cercato prima. Ok.
davanti e si avvale delle forze dell'ordine per proteggere i propri interessi. Questo è. Ah, sicuramente sì. 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 Stanno firmando tutti. Sì, la ringrazio se ci prepara la busta. Ce l'avevi date due l'altra volta, ti ricordi, ne abbiamo usata una sola. Quindi era certamente sì. Pensi di pranzare oggi? Qualcosa così al volo e poi prende in treno. Adriana, che è amica mia, tra l'altro. Chi è Adriana? Ah, quella dove siamo andati l'altra volta? Sì. Magari ti faccio una telefonata. Ora sentiamo, vediamo, perché siamo tanti, sì. Anche per dire ad aspettare un'oretta. No, lasciala stare, più. Mangiamo quello che c'è qui intorno, da me e meglio. Ho detto, siete d'accordo con me che è un'agenzia di teatro? Siete d'accordo che io ho disobbedito un ordine perché ritengo opportuno che un'associazione di finalizzata alla truffa, siete d'accordo, sì? E voi siete complici. E lui ha fatto. Sono complici, è questo quello che io ho detto, prima. Prima che li metti d'accordo. Però Metti ha detto che ora pagheranno caro. Su questo lo so che la pagheranno caro. Perché lui ha già molto cara. E mi dispiace perché la pagheranno loro. Ha già sentenziato l'altra volta. La pagheranno cara loro, capito? Prima di tutto la pagheranno cara loro. Grazie. Grazie. La pagheranno cara loro. E mi è sfuggito di dirgli a lui, e tu che fai parte di quella croce là di Malta, le sai benissimo queste cose, e la stai, e mo se la sta via anche lui. Il foglio della Declaration Nordica che hai preso dalla mia... Già consegnato. No, lo so, ma quell'altro era di... L'ho dato in mano quando dovevo firmare a Marco, mi sembra di no. Barbara, quando andate... Perché sono venuto a firmare e l'ho messo a qualcuno. Ma adesso ci andiamo tutti insieme, quelli che rimangono, c'è gente che vuole andare, va via, e gente che rimane. Aspetta. Ragazzi, Matthew, ci dicono che da questa parte sulla strada siamo in pericolo. Siamo in pericolo, noi siamo in pericolo. Grazie allora. Infatti, siamo in pericolo. Quando vai a portare la roba. Che ne so? Quando vai a portare la roba, porti più Stefano. Così, io qui sì, aspetto lì davanti, così abbiamo, no, così, tu entri così con abbiamo me. L'audio entra con lei, così abbiamo l'audio di tutto, ma anche perché l'hanno visto che abbiamo registrato tutto, non è che... direi che ci siamo fatti vedere, non è che... No, ma qua c'è Anna lì col microfono col pelino. Allora dobbiamo consegnare alla postarella tutto e anche la destituzione, molto probabilmente. Toglietevi dalla strada, ma per favore, che ce l'hanno detto tante volte. Ti hanno spiegato qualcosa in merito all'accertamento mancato? No, hanno preso tempo. Ma scusami, Allora, no. Sono le 10:01. Esatto. È già passato un minuto. Andiamo dentro. Ma loro te lo impediscono, loro sono qui, ce l'hanno detto chiaro e tondo, noi lo impediamo di entrare. Ma avevamo un appuntamento? No, avevamo una convocazione a udienza, diverso dal popolo. E quindi? Convocazione a udienza? E loro ti dicono, strada. Se voi volete entrare per forza, noi vi dobbiamo fermare. No, allora, dove ce l'abbiamo questa udienza? Nella stanza di rappresentanza. Ecco, perché non siete arrivati fino lì? Perché ce l'hanno impedito. Ma non potevano impedirvelo. Lo so che non potevo. Informazione, la seconda volta, dietro la sbarra, non vi vogliono qua, solo quello là, no, sulla strada che siamo in pericolo. Voglio dire, lì, dato che si ripeterà la cosa, è in quell'attimo lì che bisogna sfondare la situazione. Allora, ora e poi, col popolo voglio fare un attimo una chiacchierata, perché secondo me il problema qual è? Che siamo tanti. Siamo tanti. Tanti. Siamo tanti. E non va bene. No. No. Non va bene. Ah, no. No. Perché queste cose loro le fanno nel Rotary Club. Capito? Anche oggi. Ci sono troppi testimoni. E
quindi la prossima volta che intenzione hai? Parlerò col popolo, eh? Facciamo entrare, ci dentro ce ne dimentico. Ma così siamo, capisci? Oggi sono 800 anni. Perché tu avevi tutto il diritto di entrare, non ti fanno entrare, quindi ti bloccano. Allora chiedi alla persona che ti ha bloccato. Lo sto facendo da 2 ore, direi. Te sei in pubblico ufficiale, mi dovresti accompagnare a te. No, mi dovresti. Ossia, mi stai impedendo una situazione del genere. Sei tu che stai commettendo un errore. Io l'ho detto. Allora, reato sta commettendo. Reato. Nome, cognome e numero di matricola. E una denuncia diretta. A chi? Al personaggio ma che ti dove? Blocca. Alle procure? Vai ai carabinieri. Ma titolo, ce ne abbiamo una marea di denunce. Lo so. Le archiviano. È quello che io sto cercando di dire, ma te di che parli? Ma lo mettiamo dove? Guarda le denunce, guarda, ce l'abbiamo lì le denunce. Ho fatto un giro d'Italia col carbone, perciò non mi devi dire niente. Abbiamo denunciato tutti i magistrati, tutte le procure. E che è successo? Non è... Adesso qualcosa si sta smuovendo. Qualcosa che è una... Perdonami, io me lo auguro, con tutto che carbone. Vabbè, ma me lo auguro. Ma ti dico un'altra cosa. Ti dico un'altra cosa, non succederà niente. Perché se io indago qualcuno, non è detto che poi lo rendo colpevole. Capisci? Posso indagare chiunque, è indagato pure il Presidente della Repubblica. Poi? Quello non può nominare per niente. Stiamo parlando di collusione, concussione, di conflitto di interessi. Cioè, capite che noi siamo la rappresentazione della verità qui, oggi. Loro possono dire quello che gli... Loro, lassù, che ci guardano dagli schermi, che ci sono qui intorno, lo sanno perché siamo qua. Certo. Però loro, che non sanno neanche la metà delle cose, mi dicono, ma se mi voglio informare mi informo, perché sono le tue idee, le mie idee. Capito? Le mie idee sono. Vabbè, quello è distrazione di massa, li fanno perdere tempo e... Allora, questo è... Giovedì è stato un atto magico, oggi è altrettanto magico. Eccoci, dicevo che giovedì è stato un atto magico, oggi è stato altrettanto magico. Bravo! Oh, nonno, quello è il nonno. Bravo! Dalla Moldavia, guarda. Bravo! Con tutto l'amore! E se c'è la sorella? Se c'è la mia... Ma dai, ma ti giro di mettere, fatto, io te la metteremo, come caccia. Esatto. Guarda che testimonianza che ha fatto, però l'hanno già abbracciato. Grazie. È finita, mi cacciano via. Allora, si parla della c'è tutti gli autografi, pare, perché pure Maria Franca l'aveva già. Volevo aspetta. Fare una foto. A me manca solo. Aspetta, tutto. Ecco Anna, aspetta. Allora, scusa. Ho finito di mettere la numerazione pagina. Va bene, me la dai un attimo? Questa tola ti manca? Sì, a me sì, però lei le fa. Adesso te le faccio fare tu. Una foto così non facciamo più niente, no? Ho registrato tutti gli autografi. Questa di chi è? Tommaso, questa è la tua dichiarazione giurata? No, quella lì, quindi sono 4 più questa 5. 1, 2, 3, 4, quelle 4, più 4 questa 5. E 5. Tieni Tommaso. Quindi una cartellina sempre serve l'appoggio, va finito, metta la numerazione e poi le mettiamo qua. Qua, datemi una penna. Tieni, ce l'ho io in mano, tieni. Appoggiamoci qua. Aspetta, la cartellina è nera, la cartellina è nera. Ci cena qua? No, adesso ce ne andiamo, andiamo alla posterella e poi ce ne andiamo.